Il risultato, trattandosi di calcio d'agosto, conta poco, anche se vincere fa sempre piacere. Nel 2-1 inflitto ieri all'Equipe Campania, nell'amichevole giocata a San Gregorio Magno in provincia di Salerno, ci sono comunque buone notizie per il team Altamura, a segno con due centrocampisti, il confermato Guadalupi e la novità Sela. Abbiamo avuto modo di dare un'occhiata all'organico fino ad ora impostato per questa stagione. Tante belle cose viste, tanti fraseggi, diciamo, si inizia a vedere un po' l'impronta di gioco del mister, tanti giovani visti anche nella seconda parte, molto bello vedere questi ragazzi mettersi in mostra, molto interessante, anche perché abbiamo giocato con una squadra che raccoglie un po' giocatori senza contratto, però molto importanti anche di categorie superiori, quindi è stato un buon test, diciamo. Nel gruppo che sta lavorando in ritiro a San Gregorio Magno, intanto, c'è spazio anche per due juniores che presto potrebbero essere ufficializzati: il centrocampista Alessio Iusai, cugino del terzino destro del Napoli, classe 99, e il difensore Nicola Scarimbolo, 2001 altamurano DOC di proprietà dell'Ascoli. Diciamo che l'intenzione è quella, sono molto giovani, però si sono molto ben integrati, stanno facendo davvero bene, stanno impressionando sia noi che lo staff tecnico, quindi sicuramente l'intenzione è quella di confermarli e di tenerli con noi per questa stagione, sicuramente. Il team Altamura, nonostante la guarita concorrenza, punta a recitare un ruolo di rilievo nel prossimo campionato di Serie D. Ecco perché la dirigenza guidata dal presidente Michele Calia e il direttore sportivo Massimo Martelli continueranno anche nei prossimi giorni a sondare il mercato. Resta da completare infatti il parco juniores. Arriverà sicuramente un centrale di esperienza in difesa. Massimo Polidori è sempre un'opzione attendibile, forse pure un attaccante. Dobbiamo fare una scelta e diciamo che potrebbe essere anche improntata verso Polidori, però ripeto, come ho detto in precedenza, stiamo valutando bene per poter fare la scelta migliore per quello che possa servire al nostro allenatore, quindi credo che in settimana dovremo prendere una decisione definitiva, però abbiamo anche qualcos'altro da fare, da sistemare, come hai detto bene. Diciamo, questi test e questi ritiri servono anche per capire cosa manca e per completare una squadra che a me piace molto e che si sta mettendo in mostra, un gruppo di bravi ragazzi e anche di giocatori importanti. Speriamo di chiudere, ripeto, in settimana dovrebbero esserci degli sviluppi anche su un paio di under che ci mancano e magari qualche altra cosa da sistemare.